ci apprestiamo a correggere un difetto miopico, trattiamo una miopia, faremo prima un trattamento con laser al femtosecondo della piattaforma Zeiss e poi ci trasferiremo per la correzione del difetto finale sul laser a decimeri. Applichiamo una mollettina, Francesco guardiamo verso di me, guardiamo in basso, che tiene aperto l'occhio, guardiamo dritto dentro la luce, mettiamo un po' di liquidi che preparano l'occhio al trattamento e asciughiamo la parte bianca dell'occhio. Poi passiamo a portare l'occhio del paziente direttamente sull'interfaccia del laser. Pochi secondi, abbiamo effettuato già la prima parte del trattamento. Asciughiamo la superficie trattata. Questa parte del trattamento invece prevede la correzione del difetto miopico con il laser eccimeri, sempre piattaforma Zeiss, guarda in basso, e il laser che viene utilizzato è il MEL 80. Applichiamo questa famosa mollettina e cominciamo il trattamento. Guarda la luce per favore al centro. Quindi procediamo al sollevamento del lembo creato dalla macchina che ci ha preceduto. Un piccolo invito e poi passiamo sotto la superficie. Fermo così, Francesco, non senti niente, morbido e rilassato. Passiamo davanti, si appanna. Quanto è il flap? 100. Solleviamo questa piccola superficie, asciughiamo la superficie dell'occhio, morbido e rilassato. Questo è il laser, dura pochi secondi, fermo così, come vedete non è a contatto con l'occhio nulla, il paziente non sente niente. Bravo Francesco, guardiamo diritto. E in meno di 15 secondi abbiamo effettuato la correzione definitiva della miopia. Riposizioniamo il lembo creato dal laser precedente. E il primo intervento è completato. Applichiamo una lentina a contatto protettiva che verrà rimossa già domani. L'intervento è concluso e il paziente adesso eseguirà una terapia postoperatoria di qualche giorno a base di colliri antinfiammatori. Adesso può tornare comodamente a casa senza alcuna benda oculare.